quando cercavo lavoro subito dopo la guerra, cercavo quello che capitava, per mangiare letteralmente. Poi ho avuto un impiego relativamente fisso in una fabbrichetta che facevano macchine per le fabbriche di mattoni. Non so se fabbricare mattoni è un'operazione estremamente importante, no? E c'erano dei carrelli, c'erano un'officinetta meccanica. E lì credo che mi avessero preso mezzo, mi aveva aiutato mia zia a trovare mezzo perché potevo fare mezzo segretario, insomma, scrivere o disegnare, non c'era molto bisogno. O lavorare in officina, poi insomma facevo un po' di tutto. Factotum, Fino a quando non ho trovato Ciusa. ecco, com'è stato l'incontro con Ciusa? Questo è. È stata una cosa abbastanza. Questo me lo ricordo abbastanza bene, no? Me lo ricordo abbastanza vivo. Dunque, questa officina, uno degli strumenti che questa officina faceva erano dei coperchi, metti specie di un fez rovesciato, no? Con un manico sopra, che erano molto importanti perché venivano messi su un bue. La fabbricazione di mattoni avviene con delle fornaci rotanti in cui i mattoni si spostano da un posto all'altro e varia la temperatura. Quindi ci deve essere una spia da guardare giù e vedere che colore è il mattone, se è arrivato alla cottura giusta. E per non perdere calore su questa spia veniva messo questo coperchio. Il mio padrone, che era pratico, aveva trovato degli bussolotti di ex lanciafiamme dei tedeschi abbandonati. Veniva bene, siccome era proprio sferico, non sferico, cilindrico, così tagliava la testa, tagliava il di sopra e faceva questi coperchi. Dentro uno di questi lanciafiamme c'era il liquido. E siccome avevo letto in giro che c'era il napalm, queste invenzioni americane, eccetera, lanciafiamme, e così, mi sono chiesto, forse mai che questo sia un segreto tedesco, eccetera, una cosa importante dal punto di vista commerciale, pratico, militare, così. E allora presi una bottiglia, questo me lo ricordo molto bene, presi una bottiglia di questo liquido e andai alla chimica industriale di Bologna. E gli dissi, ma spiegai tutto bene le cose, eccetera, e chiesi se erano interessati a analizzarlo, a capire se c'era una cosa importante, così. E questi, un professore che mi ricordo bene, perché poi l'ho conosciuto, poi siamo stati colleghi, io giovinetto, insomma, avevo 18-19 anni, e gli disse: no, no, non abbiamo i laboratori attrezzati, eccetera, non possiamo fare. Dice: vado da Ciusa, che è un professore che ha questo laboratorio. Allora, questo siamo a Bologna, no? E girando a piedi, cammina, cammina, andai in quest'altro laboratorio che si chiamava di energiologia, e non avevo la più pallida idea di che cosa significasse la parola. Comunque, questo professore, che allora aveva 40 anni, io 39, 40 anni, 18, 19, così, e mi chiese chi ero, cosa facevo, gli dissi che lavoravo, che ero molto insoddisfatto in questa officinetta, così, dove andato, pagavano molto poco, così, e dopo un po' di chiacchiere disse: ma sì, farò l'analisi, e come faceva sempre Ciusa, perché questo era tipico suo. Naturalmente non aveva nessuna intenzione di fare l'analisi e diceva: torni fra 15 giorni. Solo che la sventura gli toccò perché io dopo 15 giorni sono tornato e poi sono tornato ancora dopo 15 giorni. E poi non mi ricordo se aveva mai fatto l'analisi, comunque era petrolio o catrame o nafta, roba di questo genere, così. E comunque mi disse che cosa facevo, che cosa studiavo ingegneria.
che avevo difficoltà anche economiche, così io disse vabbè, e la prendo, mi dava del lei, e io gli davo del lei, e ci siamo dati del lei fino a quando non sono andato in carcere. Siamo vissuti 12-13 anni, 14 ore al giorno insieme, ma ci siamo sempre dati del lei. E se, se la prendo io come mi aiuta come segretario, poi fa delle traduzioni e così, perché allora c'era la fortuna che poca gente sapeva l'inglese, perché la generazione precedente la mia era stata educata col tedesco. E quindi disse, ah sì sì, dice, le do la stessa paga e che le dà a questa officina, e me la dava col suo stipendio personale. E quindi a quello dice nel comprendi, c'è tempo libero, lei studia, le do, faccio trovare uno stanzino e lei lavora, lei studia e poi lavora qui da me. Ed è cominciata così questa. Questo in che anno era più o meno? Quando è che hai incontrato lui? Subito, immediatamente dopo la guerra? 43, 44, 45, 46. 46. I tuoi 20 anni. Avevo 20 anni. E quindi e questa è stata la svolta fondamentale. Nel frattempo avevo conosciuto la Gabriella. Mm-hmm. Ma lei stava a Bologna anche? Lei stava a Brescia. Ah. E avevamo cominciato a scriverci. E questa è una cosa molto importante, perché tutto quello che so della mia vita deriva da questa corrispondenza. Ci scrivevamo tutti i giorni per fino a quando ci siamo sposati. Poi dopo che ci siamo sposati, ogni volta che ci separavamo, e che avveniva abbastanza spesso, perché io andavo a Bari e lei stava a Bologna successivamente, no? Poi io andavo in giro e lei stava a Bari, e io andavo a Roma e lei stava a Bari e così via, e lei poi stava a Roma, io stavo a Bari e quindi c'è un blocco di corrispondenza attraverso il quale è l'unica fonte che io ho per sapere del mio passato. Così. Va bene, dove siamo arrivati? Alla Ciusa. Che cosa faceva? E arrivo qua, non sapevo niente. Sapevo più o meno di chimica, se mi divertivo a disegnare le formule che trovavo sui foglietti dei medicinali, perché erano dei disegni bellini così. E sapevo disegnare, come ti ho detto, e Ciusa stava scrivendo un libro di Spencer, un libro sulle lezioni di marciologia, e io cominciai a fare battere a macchina questa roba, che lui non scriveva male a macchina, io scrivevo bene a macchina, per questo dire che c'era un filo conduttore, no? E poi bisognava fare dei grafici, dei disegni, e io ho trovato questo vecchio libro abbandonato del 50-49. Questo è un istituto? In istituto, sì. Sì, io andavo lì in istituto la mattina e la sera, e nei momenti liberi studiavo per conto mio. Direi, non mi ricordo di aver mai seguito una lezione all'università. Di fatto si facevano delle analisi chimiche, cioè dire, gente portava l'olio d'oliva e voleva sapere che cosa, se era puro o non puro, e questo era uno dei compiti della marciologia. E dal momento che era lì mi ha insegnato, cioè fai questo, faccia questo, faccia quest'altro, a usare un po' di strumenti, mi sono un po' familiarizzato. A un certo punto, dopo un anno circa, mi sono detto, ma lei sta perdendo tempo a studiare ingegneria, perché non studia chimica? E io dissi, ma sì, forse sì, se questa è una strada futura. Poi devi pensare che Ciusa era assistente in questo momento, assistente di un professore, del professore di marciologia, perché allora c'era questa l'altra fila, no? Un laureato diventava assistente e lui era assistente di un professore di marciologia che era il titolare della cattedra lì a Bologna, che si chiamava Testoni,
che io ho conosciuto perché io ero giovane e lui era un vecchio signore, un gentiluomo bolognese, alta carica della massoneria, quelli che si dicono i signori, no? Di una volta, no? E chiuse l'assistente, quindi io non potevo sperare niente, no, del futuro, ma facevo il segretario di questo assistente, però questo la gerarchia l'ho capita poi dopo, col tempo, no? E così aiutavo il lavoro. Quindi era una posizione del tutto informale? Del diciamo. Tutto informale, pagato dalle sue di tasca sua, lui guadagnava qualche soldo con queste analisi e i proventi andavano in parte all'università, no? Ma siccome si lavorava tanto, qualche soldo lo aveva lui. E con questo lui mi ha pagato. E quindi io ho imparato, diciamo così, il mestiere. E l'unica maniera che, secondo me, si può imparare sia di chimica di sicuro, ma anche forse così nella carriera accademica, di andare a bottega. So che sono discorsi reazionari questi, però io sono convinto, perché non si deve stare sotto il professore, no, eccetera, così. Però io sono convinto che certe cose vanno imparate a bottega, nel senso letterale della parola. Imparare a bottega vuol dire che, per esempio, siccome lui mi faceva scrivere le lettere, io ho cominciato a capire che certe persone bisogna chiamarle caro Luigi, che certe persone bisogna dire professore, che certe persone bisogna dire illustre professore, e che le lettere si concludono dicendo cari saluti oppure rispettosi saluti, cioè, insomma, piccole stupide cose che però poi nella vita mi sono sentite, in quel mondo vecchio che è scomparso ormai, credo, del tutto, ma in cui c'erano dei rapporti gerarchici, eccetera. C'era il professore, la facoltà, gli assistenti, eccetera. E io ero, non essendo laureato, essendo l'ultimo di tutti, c'erano anche gli altri giovanotti che aspiravano a diventare assistenti, eccetera. Io ero quello che non contava niente, però ero vivo. Mentre gli altri pensavano alla carriera, io non avevo nessuna aspirazione e servivo a far andare avanti la baracca e a aiutare.